chiede pieni poteri sulla questione rifiuti ed annuncia un piano per 20.000 posti di lavoro. Poi fa sapere che ci sarà tolleranza zero contro i violenti. Il candidato alla poltrona di sindaco di Napoli per il PDL, Gianni Lettieri, descrive la sua ricetta e prosegue la campagna elettorale caratterizzata nei giorni scorsi da intimidazioni e violenze subite. L'imprenditore, già leader degli industriali, dopo aver incontrato gli armatori napoletani a bordo della nave Don Francesco nel porto di Napoli, poi gli sportivi napoletani nella sede del CONI ed aver avviato un confronto con i vertici locali dell'ACI sulle problematiche della viabilità, ha preso parte ad un incontro organizzato dal partito al quale era presente anche il segretario regionale Nicola Cosentino. Sto cercando di stemperare, però nello stesso momento ho detto questa mattina all'assessore che io non tollererò nessun atto di violenza quando sarò sindaco della città. Da qualsiasi parte venga, da destra a sinistra, non si tollererà nessun atto di violenza, da chiunque venga, dagli estremisti, da chiunque in città dia fastidio ai cittadini, non tanto per quello che riguarda me personalmente, perché insomma onestamente non credo ci sia un problema serio di incolumità, ma proprio per il fastidio e per la violenza che i cittadini napoletani una volta e per tutte non devono più subire. Incassa il convinto sostegno di Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'UDC, Raimondo Pasquino, candidato a sindaco di Napoli per il terzo polo. Le nostre liste e quelle collegate a Pasquino e ai partiti, ha affermato Cesa, sono state fatte con molta serietà e sono composte solo da persone con determinati requisiti. Noi chiediamo agli elettori, ai moderati, a coloro i quali stanchi di una certa amministrazione, stanchi di una non opposizione, vadano a votare per dare un contributo alla soluzione di una governabilità che la città, di cui la città ha bisogno.